Allora, una cosa seria per iniziare, mi è stato detto che negli ultimi video sono un po' troppo matto, urlo un po' troppo e quindi ho deciso che questo video sarà come i miei primi video, cioè molto tranquillo, normale, vi spiego qualcosa in inglese e basta. Oggi parliamo di to live under a rock, to live under a rock, vivere sotto un masso, una pietra, un sasso, una roccia. Possiamo riferirci a qualcuno e dire che abita sotto un sasso, una roccia, to live under a rock, quando vive nell'ignoranza più totale e non sa delle cose base che una persona normale sa. Per esempio, se una persona in questo momento non ha mai sentito parlare del coronavirus, vuol dire che vive sotto un sasso, sotto una roccia, ok? In italiano io direi: ma da dove vieni fuori? Cioè, ma da dove sei uscito? Come fai a non sapere queste cose? Le sanno tutti. Esempio, you haven't heard about the coronavirus? Where do you live? Under a rock? Non mi sento per niente bene. That guy lives under a rock. He doesn't even know that Obama is not the president anymore. Ma da dove viene fuori quel ragazzo? Ma dove ha vissuto fino ad adesso? Non sa neanche che Obama non è più il presidente. Have you been living under a rock? Of course, Jane and Peter are married. Ma scusa, ma come fai a non sapere questa cosa? È certo che Jane e Peter sono sposati. Lo sanno tutti. Spero vi sia piaciuto questo video come ai vecchi tempi. Io ci ho provato a stare tranquillo, però mi sento però mi sento come una cosa che non so quanto riesco Non so quanto riesco a trattenermi. Io ci ho provato, ragazzi. But for a country, this is also the representation. In the day, my mother, the thing that they for crying, is eating in the TV one. Is eating in the TV one. Sheesh. In the day, feeling in the day, she found that the Berlin walls in the destroyed her. In the day, genius in the California, to speaking at the ball, in the debate. Now is the time to eat to the lunch. Because the idea without marketing a commercial structure.